Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'estate non si sa come mai, ma è un'estate che è molto procreativa per quanto riguarda i droni pieghevoli. Sì, perché dopo l'uscita del Parotanafi e dell'Autelevo, che a luglio sono usciti entrambi, anche se l'Autelevo in questo momento è disponibile solo negli Stati Uniti, qua apriamo una parentesi, tra qualche giorno mi dovrebbe comunque arrivare dagli Stati Uniti, quindi potrò provarlo e fare una recensione, fare un unboxing di questo prodotto che comunque non sembra per niente male. E in più a breve sarà presentato il Mavic 2. Quindi queste serie di tre droni pieghevoli nuovi in questi 3-4 mesi, tutti vicini, che sono usciti praticamente uno in fila all'altro. E adesso sembra che ne esca un altro, sì, perché nel sito della UNEC, marchio molto conosciuto per chi pratica i droni, sembra che stia per far uscire un drone pieghevole. Questo drone pieghevole nel sito non se ne parla proprio, però se noi andiamo ad aprire il sito Saturn.de, cioè Saturn tedesco, ecco lì c'è in prenotazione questo drone che si chiama Mantis Q. Quindi adesso proviamo un attimo a sfogliare le caratteristiche tecniche di questo prodotto e vedere se sarà un prodotto almeno sulla carta valido e competitivo con gli altri o se sarà un prodotto diciamo più scarso. Adesso diamo un'occhiata veloce per quello che sarà questo prodotto, che secondo me non si presenta per niente male, soprattutto per quello che viene dato e per il prezzo che ha. Quindi adesso diamo un'occhiata. Il sito è questo, il sito Saturn diciamo tedesco. Il drone è questo, quindi vedete che secondo me l'estetica è molto simile al Mavic Pro, cioè nel senso la linea ricorda secondo me molto quella del Mavic Pro, mentre il radiocomando, che è questo, ricorda molto quello del Parotanafi. Sì, il radiocomando in effetti come quello del Parotanafi non fanno una bella impressione estetica, perlomeno. Il drone da chiuso direi che è molto piccolo, qua lo vediamo sulla mano, ok, il drone è molto piccolo e la cosa interessante che ha questo drone che è il prezzo, che è di 499 euro, quindi diciamo 500 euro, e comunque è una fascia di prezzo che non è niente male, perché adesso andremo a vedere le caratteristiche tecniche. E devo dire che a questo prezzo queste caratteristiche sulla carta non sono male. Andiamo a vederle, ok? Vedete, allora pesa 480 grammi, quindi più o meno come il Mavic Air, 33 minuti di volo, quindi tanti minuti, devo dire veramente tanti minuti. Il sistema di posizionamento indoor, nel senso che anche senza il GPS mantiene comunque la posizione, ha la posizione con il GPS, fa 72 km all'ora, cioè quindi una velocità molto alta in modalità sport tipo Mavic Air diciamo. Poi vabbè, c'ha le funzioni orbit e via dicendo, il ritorno a casa, una funzione di condivisione istantanea di quello che andiamo a fotografare o filmare, controllo vocale, rilevamento dei volti, quindi funzioni diciamo interessanti. Il radiocomando ha una portata di 800 metri, quindi diciamo che saranno circa 500, perché questi metri sono comunque sicuramente in modalità CE, perché è 800 metri, quindi penso che sia la modalità CE. In modalità CE poi non saranno comunque 800, ma saranno dei 400 e 500 come il Mavic Air o il Parotanafi, cioè dopo 100 metri più 100 metri in meno in base alla qualità anche del radiocomando via dicendo, però diciamo che non saranno 800 ma saranno 400-500 al massimo. Poi i video saranno in 4K, o meglio è in grado di registrare video in 4K a 30 fps, la fotocamera da 13 megapixel, quindi devo dire che sulla carta veramente veramente interessante. Perché soprattutto è interessante a questo prezzo, perché comunque non ha sensori come il Parotanafi, però a differenza del Parotanafi costa 200 euro in meno. Poi dopo potremmo discutere se è meglio o peggio o quello che è, però la batteria dura di più del Parotanafi, almeno sulla carta. La fotocamera, stesse prestazioni, nel senso 4K 30 fps, cioè la massima risoluzione è uguale a quella del Parotanafi, 13 megapixel di fotocamera. Diciamo che un'altra cosa che ha, la velocità 72 km all'ora, quindi velocissimo in modalità sport. E in più un'altra cosa ancora che ha è la fotocamera, che si inclina verso il basso di 90 gradi,
è verso l'alto di 20 gradi, quindi una cosa, non è come quella paratonafi che si inclina di 90 gradi anche verso l'alto, però ha un'inclinazione anche verso l'alto. Quindi direi che sulla carta è molto molto interessante, anche perché a breve adesso uscirà il Mavic 2, che ovviamente non c'entra con questo perché sicuramente è un'altra fascia, però è un'altra fascia anche il paratonafi rispetto al Mavic 2. Cioè qua però secondo me è un prodotto che a 500 euro potrebbe diventare molto interessante, perché io il paratonafi l'ho bocciato perché a 700 euro secondo me è troppo per quello che viene dato. Questo prodotto, che addirittura sulla carta potrebbe dare qualcosa di più del paratonafi, perché comunque dà una batteria da 33 minuti ed è già un qualcosina in più, ha già la funzione Orbit inclusa nell'applicazione, non bisogna pagare 20 euro per averla, comunque è in più, costa 200 euro in meno, quindi sulla carta secondo me è un drone che potrebbe dire la sua dal punto di vista rapporto prezzo-prestazioni, se le prestazioni si manterranno così come sono a livello di caratteristiche tecniche, perché poi a provarlo sarà tutta un'altra storia, magari, non lo so. Però secondo me con questa fotocamera, perché comunque se lo andiamo a guardare è anche carino, nel senso piccolo, comunque completo, danno dentro l'alimentatore per caricare le batterie, tutto, che anche questo nel paratonafi non c'è, perché non c'è manco l'alimentatore per caricare le batterie, nel senso che dobbiamo collegarle agli alimentatori dei nostri smartphone, via dicendo. Però nei 700 euro non viene dato neanche quello. Qua c'è incluso, diciamo, anche quello, e devo dire che l'aspetto estetico non è male, nel senso che ricorda, il, come detto prima, il Mavic Pro, però sembra molto carino. L'unica cosa che non mi piace molto è il radiocomando, perché già non mi piace quello del paratonafi, perché comunque sembra tutto tranne con radiocomando, diciamo, di un drone a 700 euro, e anche questo mi sembra esteticamente simile e dà la stessa identica impressione, cioè una pecciottata di radiocomando, cioè perlomeno dal punto di vista estetico. Quindi ragazzi, ben vengano tutti questi droni pieghevoli, che creano comunque una competizione nello sviluppo appunto di questi droni. Più ce n'è, più le varie aziende tentano di migliorarsi e magari anche il prezzo si abbassa, perché comunque diventano competitor l'uno con l'altro anche a livello di prezzo e non solo di prestazioni. Quindi ragazzi, ricordatevi che a breve, giro di qualche giorno, mi dovrebbe arrivare l'Autelevo, quindi iscrivetevi al canale per vedere l'unboxing e le recensioni, perché comunque sulla carta è un drone veramente veramente ottimo. Niente ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto su questa novità della Yunek, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!